Amici sportivi all'ascolto, immagini dal campo sportivo Posto di Prato La Serra, quarta giornata del campionato Primavera Team, trofeo Giacinto Facchetti, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino, gli ospiti del Carpi. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo come sempre dalla squadra padrona di casa, l'Avellino, come dicevamo, che schiera K tra i pali numero 1, numero 2 Todisco, 3 Dragone, 4 Branchi, 5 Sgambati, 6 Rescigno, 7 Arcillo, 8 Saccavino, 9 Cozzolino, 10 Lucignano, 11 Giuseppe Esposito. In panchina siedono il portiere di riserva Yusufi, maglia numero 12, poi Bongiovanni, Ferraro, Carmine Esposito, Pizzi, Tagliamonte, Rossi, Miranda, Russo, Crisci, De Rosa e Bettinardi. Allenatore signor Renato Cioffi. Gli emiliani del Carpi rispondono con Rausa, estremo difensore, 2 Fumanti, 3 Zinani, 4 Fofanà, 5 Villa, 6 Melani, 7 Scarf, 8 Tacconi, 9 Gonsede, 10 Faiola, 11 Insolito. A disposizione Sarri con il numero 12, poi c'è Bazzano, maglia numero 30, Carpelletti 13, Ghidoni 14, Di Pierri 15, Sapone 16, Odasso 17, Pernigotti 18, Bottoni 19, Nardini 20, Campobasso 21. Il tecnico è il signor Ferdinando Lamanna. Dirige il match il signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta, coadiuvato dai signori Domenico Palermo di Bari e Fabio Pappagallo di Molfetta. Dunque una terna arbitrale pugliese quest'oggi a Prato La Serra. Tutto pronto per l'inizio del match. Nel corso di questo primo tempo l'Avellino attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, consueta tenuta verde per la formazione di casa, tenuta bianca con risvolti rossi invece per il Carpi. Gli ultimi accorgimenti del direttore di gara. Vengono espletate le formalità di rito, gesto d'intesa tra Natilla e i suoi assistenti. Il calcio d'inizio sarà battuto dall'Avellino, si parte proprio in questo momento. La formazione di casa in possesso palla. La sfera per Todisco. All'indietro manovra Rescigno. L'appoggio per Sgambati, poi Dragone, ancora Sgambati. Il rilancio in avanti nella metà campo emiliana, di testa Melani allontana, ma la sfera è preda ancora degli avellinesi con Arcillo, che viene inseguito da Fofanà. Ancora Arcillo che insiste, prova il cross e guadagna il primo calcio d'angolo della partita quando sono trascorsi 40 secondi dall'inizio del match. È lo stesso Arcillo a battere il tiro dalla bandierina. La traiettoria è bassa sul primo palo. Rausa di piede sulla linea, ha salvato la propria porta. Avellino vicinissimo al vantaggio dopo nemmeno un minuto di gioco. La conclusione è ravvicinata di un calciatore bianco-verde e il riflesso di piede del portiere carpigiano, che con la punta ha salvato il pallone proprio sulla linea di porta. Dunque già Rausa protagonista in questa partita. Avellino vicino al gol dell'1-0. C'è già una prima emozione, intanto sbaglia il controllo del pallone Dragone. Messa con le mani per il Carpi, che deve abbozzare una reazione alla prima sortita significativa della squadra avversaria. Il palleggio di Gonè. La conclusione sul fondo, ma c'è stata una deviazione. Stavolta il tiro d'angolo è in favore della formazione emiliana. Faiola dalla bandierina. Nugolo di calciatori in area. È pronto il numero 10 del Carpi. La battuta del calcio d'angolo di testa Cozzolino a liberare l'aria. Prova ad alimentare l'azione per gli emiliani il capitano, il numero 8 Taccone, che riesce nel traversone, l'inzuccata di testa da parte del numero 10 Faiola e la deviazione in corner di K, che con la mano ha alzato oltre la trasversale. Bella partita sinora, già due occasioni, una per parte. Due minuti dall'inizio del match. Avellino e Carpi già divertono il folto pubblico giunto qui sulle gradinate del De Cicco di Prato La Serra. E con la battuta del piazzato l'ha colpita a fronte alta Melani, va a recuperare il pallone lo stesso numero 6 attaccato da Todisco, va giù Todisco, si continua a giocare, alla fine
c'è rimessa laterale per la formazione ospite che rimane in zona d'attacco. È pronto Fumanti, deviazione in corner, rimane in trincea l'Avellino, il Carpi insiste. Ancora Faiola per la squadra biancorossa. Ecco la battuta del piazzato, l'inzuccata di Melani che in quanto a statura ha centimetri che gli consentono di farsi rispettare. L'elevazione del numero 6 ha sorpreso la difesa biancoverde, buon per l'Avellino che non ha centrato lo specchio della porta. Due occasioni per il Carpi, una per l'Avellino in questo primo frangente di partita. Fallo commesso da Sgambati, calcio di punizione per il Carpi. Sarà Faiola a battere il piazzato, la predisposizione di K che quest'oggi è stato preferito a Yusufi, che aveva guadagnato i galloni del titolare nelle primissime partite di campionato. Sistema la barriera l'estremo difensore biancoverde. È pronto Faiola, il direttore di gara appura che la barriera rispetti la distanza regolamentare. Il destro di Faiola e la palla che termina di poco sul fondo. Conclusione insidiosa del numero 10 carpigiano. Sembrava l'avesse indirizzata in porta. Abbiamo quasi avuto l'illusione ottica del gol. Sfera che è terminata non molto distante dal palo sinistro della porta difesa da K. Prova a riaffacciarsi nella metà campo avversaria l'Avellino. Dopo che la squadra di Cioffi per qualche manciata di minuti ha subito l'iniziativa del Carpi. La rimessa laterale ancora biancorossa. È pronto Zinani con le mani. Gli si fa incontro il numero 11 insolito, poi finisce in fuorigioco Sede. È scattata alla perfezione la trappola dell'offside predisposta dagli uomini di Cioffi. Calcio di punizione, si riparte da K. Il fiscale Natilla in questa circostanza esige che il pallone sia posto sul punto esatto di battuta. Rilancio del portiere dell'Avellino, la spizzata di Cozzolino, palla allontanata, la fa rimbalzare Faiola, non può evitare che la palla termini in out, rimessa laterale per l'Avellino. È il sesto di gioco, 0-0 tra Avellino e Carpi, palla in aria carpigiana, occhio al movimento biancoverde, se la cava la retroguardia del Carpi, alla fine gli emiliani guadagnano anche una rimessa laterale. Ancora Zinani di testa in foro laterale ad anticipare il numero 6 Rescigno. Rescigno classe 1998, Alessandro Rescigno, ancora a rilancio sovrastato Lucignano di testa, ora Fofanà a mettere ordine, appoggio indietro per Fumanti, rilancio di Fumanti, Fofana ancora, appoggio per Faiola che si libera bene sulla sinistra, ma anche in questo caso si alza inesorabile la bandierina dell'assistente di destra del signor Natilla a decretare la posizione di fuorigioco. Ora dialogano a distanza il direttore di gara e Faiola. Ancora piazzato per la formazione biancoverde. È pronto ancora K. Rilancio di destro del portiere biancoverde. Palla nel cerchio di centrocampo, colto in controtempo. Gon prova a reimpostare l'Avellino contro disco. Sfera intercettata da Zinani. Branchi non riesce nel contrasto. Ancora Branchi, interventi energici del numero 4 biancoverde. Va giù
Giuseppe Esposito lascia correre il direttore di gara correttamente a nostro avviso. Riparte l'Avellino, la verticalizzazione tentata dagli Irpini con Dragone, insiste la squadra bianco-verde, il movimento di Arciello sulla sinistra, palla intercettata, non è riuscito nel traversone Arciello, si lotta nei pressi della panchina carpigiana, la rimessa laterale è accordata agli emiliani, Fumanti con le mani subito a cercare di cogliere in velocità Insolito, che si fa anticipare dall'intervento dell'avversario. Altra rimessa con le mani per la squadra biancorossa, viene fermato Faiola, alla fine però riesce a portare a casa un calcio d'angolo. Altro tiro dalla bandierina per il Carpi, è l'ottavo del primo tempo, 0-0 qui a Prato La Serra. Non cambia il battitore, sempre Faiola ad andare al tiro, con la traiettoria d'angolo, sfera di testa Melani, tra i più alti per ciò che riguarda la statura, uno dei corazzieri del Carpi, pericolosissimo in area di rigore. Rilancio di Todisco, Lucignano anticipato, rimposta il Carpi, intercetta Todisco, va la scavalcata, va giù Gonsede, calcio di punizione per il Carpi, si era fatto scavalcare dal pallone a Todisco ed è punizione per la formazione emiliana. Confabulano Tacconi e Faiola, il lancio per Tacconi, sfera quasi all'altezza della lunetta, ci prova dalla distanza Fofanà, si distende K e blocca il pallone, anche se la sfera sarebbe terminata sul fondo. Ecco Dragone, Arciello, perde palla Arciello, rimedia in qualche modo Dragone, ancora Arciello che ha un'altra opportunità, avanza il numero 7 molto mobile sull'auto di sinistra, lotta Arciello, va giù sotto gli occhi del direttore di gara, il contrasto con Fofanà, alla fine alla meglio il calciatore di colore e poi il Carpi svoglia in qualche modo la matassa, ma insiste l'Avellino. Appoggio sulla destra per Todisco che rientra, cambia piede Todisco, Saccavino e poi è in fuorigioco Arciello. Calcio di punizione per il Carpi. Buoni ritmi sinora, i primi 5 minuti, più di qualche occasione ai nostri occhi. Sgambati, deve guardarsi dall'attacco di Gonsede, alla fine è costretto a rifugiarsi in faro laterale, non ha voluto correre eccessivi rischi il centrale biancoverde. Carpi che si riaffaccia nei pressi dell'area velinese, ancora Gonsede che ha l'esigenza di girarsi, riesce a colpire per Fofanà, la sfera che carambola sul corpo di Sgambati, altro tiro dalla bandierina collezionato dagli ospiti. Faiola alla battuta, indicazioni di Cioffi dalla panchina, occhio ai saltatori carpigiani, cross in aria, lo stacco di testa di Fumanti, la palla che resta lì, l'Avellino con qualche affanno riesce a spazzare, ma insiste il Carpi, è errato il rilancio di Fofanà, rincorre la sfera vanamente però Gonsede, palla irraggiungibile per l'attaccante biancorosso, rimessa laterale per l'Avellino. Scampato pericolo dunque per la formazione di casa. Saccavino sbaglia, ne approfitta il Carpi con Gonsede, Fumanti, va giù un calciatore biancorosso, gioco interrotto, calciatore biancoverde va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario, vediamo se occorrerà l'intervento del sanitario emiliano, no, fortunatamente si rialza, nulla di grave,
si può riprendere tranquillamente a giocare. Se non andiamo errati, il calciatore rimasto contuso nello scontro è Faiola. Palla correttamente riconsegnata dall'Avellino al Carpi e si ripartirà dunque da Rausa, che dopo 30 secondi è stato chiamato all'intervento di piede dopo il tap-in sottoporta dell'avversario, evitando così di capitolare a partita praticamente iniziata. Faiola, il cross basso, palla intercettata da Sgambati. Siamo sulla tre quarti, il tacco di Tacconi, quasi un gioco di parole. Poi Scarf, non si intende con Tacconi le scuse del numero 7 biancorosso all'indirizzo del suo capitano. Si perde nel nulla questa sortita emiliana. Rimessa dal fondo per K. Il lancio del portiere biancoverde, di testa svetta Todisco, colpisce di testa Branchi, un po' precipitoso, una circostanza, era da solo, poteva far meglio. Allontana nuovamente Todisco, la sfera che salza a campanile, lo spiovente vede il duello tra Fumanti e Darciello. Ultimo tocco intanto di Fofana, rimessa laterale per l'Avellino con Dragone. Arciello, il movimento del numero 7 biancoverde. Ancora Arciello che sta creando scompiglio sull'out di sinistra. Il break carpigiano, occhio allo scatto di Gonsede, che di destro non riesce a centrare lo specchio della porta. Gonsede anticipato, anche K nell'uscita. Incertezza della retroguardia biancoverde in questa circostanza. Gonsede non è stato preciso. La qualche scaramuccia con Sgambati. Ecco Gonsede. Lascia scorrere il pallone sul fondo. Il numero 5 biancoverde. Quindicesimo 0-0. Dopo le emozioni dei primissimi frangenti di partita, adesso le squadre mantengono sì dei buoni ritmi, ma stentano a creare pericoli ai portieri. Arciello, a parte questa occasione avuta con Gonsede, c'è rimessa per la formazione del Carpi. Deve raccogliere il pallone ad una certa distanza Fumanti. Il lungo rilancio con le mani del numero 2. Calcio di punizione per l'Avellino. Ha subito fallo Dragone e l'intervento in tackle scivolata. È lo stesso Dragone a battere il calcio di punizione. Cambia gioco sul lato di destra per Todisco. Riesce a servire Arciello. Anzi no, trattasi di Cozzolino, il capitano. Hanno lo stesso colore di scarpe, Cozzolino ed Arciello. Sfera preda di Rausa, che va subito al rilancio ai limiti dell'area di rigore. Palla raccolta da Todisco, il suo controllo non è un granché. Poi Faiola, senza pretese, regala di fatto palla al portiere avversario. Indeciso se effettuare l'appoggio corto o lungo K, alla fine opta per quest'ultima soluzione. Todisco è solo, può ragionare in anticipato Cozzolino, il capitano, maglia numero 9. Rimessa laterale biancoverde, si è trascinato il pallone in out Zinani,
di testa prova a spizzarla Cozzolino, e netto vantaggio Melani sull'avversario. Altro spiovente, Gonsede, il palleggio bianco-verde, intervento su Branchi da parte di Tacconi, considerato pericoloso, e calcio di punizione per la squadra erpina. Si allontana Cozzolino sul punto di battuta, sarà Rescigno a battere il calcio di punizione, la palla in aria, Arciello sulla respinta approssimativa del Carpi, ancora Arciello, deve vedersela con Fofana, Arciello entra in aria, il destro e Rausa sul primo palo, devia in corner. 18° del primo tempo, lo scatto di Arciello, il quale entra in area di rigore e scocca il destro che chiama Rausa all'intervento, ancora lo spiovente in aria, viene assegnata, rimessa dal fondo al Carpi. Si sono scontrati in due, il direttore di gara non ha sanzionato nessun intervento, c'è semplice rimessa dal fondo per la squadra emiliana. E dunque occasione del gol, un'altra anche per l'Avellino. Di testa Todisco, rilancio di Dragone, Cozzolino, una serie di rimpalli, di testa anche Scarf, Tacconi, il lancio per Faiola, occhio a movimento del numero 10 biancorosso, prova a calciare, conclusione smorzata, nessun problema per K, l'appoggio di K a Dragone, quasi pressato, Sgambati allontana, si libera di quel pallone giudicato scottante, va giù Faiola nel tentativo di sfuggire con una finta di corpo a Sgambati, calcio di punizione per il Carpi. 20° 0-0. E lo stesso Sgambati, Faiola a battere il calcio di punizione. Ecco il fischio del direttore di gara, la battuta del piazzato, palla direttamente tra le mani di K, che con sicurezza indisturbato ha afferrato il pallone, perde palla l'Avellino, prova ad approfittarne Faiola per il Carpi, insolito, non riesce a servire il compagno appostato nell'area piccola, ha intercettato Sgambati che poi ha allontanato. Scavalcato dal pallone Dragone, occhio a Gonsede, l'intervento rischioso di Rescigno sull'avversario, a Fofana, allontana ancora l'Avellino, di testa Zinani, il lancio quasi con la tibia di Zinani, palla intercettata da Todisco, il tentativo a lanciare Lucignano, la conclusione di destro di Lucignano. Gli applausi del pubblico di Prato La Sera all'indirizzo del numero 10 che ha provato a sorprendere di destro Rausa, che però ha coperto bene lo specchio della porta e ha bloccato la sfera. Colpo di testa all'indietro rischioso di Rescigno. Non sappiamo quanto fosse volontario il colpo di testa del numero 6 bianco-verde. Avellino ha rischiato in questa circostanza. Faiola, lotta Gonsede. Ora il direttore di gara si reca nei pressi della panchina bianco-verde. Il signor Natilla di Molfetta chiede maggior compostezza ai componenti della panchina, non ha allontanato nessuno il direttore di gara, si può riprendere a giocare dopo questa brevissima interruzione di gioco.
Fumanti, arriva prima di Arciello sul pallone, rimessa laterale per il Carpi. Avellino Carpi, match valido per la quarta giornata del campionato di Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti, girone B. Fofanà, non riesce Fumanti ad allontanare, sbroglia Villa. Avellino però insiste con Saccavino, prova a cambiare gioco, l'uscita di Rausa che ha letto bene la traiettoria del pallone. Ora Scarf che con un dribbling disorienta Branchia, ancora Scarf, sempre Carpi con Insolito che sta svariando in tutto, su tutto il fronte d'attacco. Il destro dalla distanza a tagliare in diagonale il sintetico, palla che si è spenta sul fondo. Aveva provato l'inserimento Gonsed, ben contratto, ben neutralizzato dagli avversari. Match che rimane gradevole. Rilancio di K basso, però la sfida perviene a Dragone. Arciello, mobilissimo in questi primissimi minuti di match. Ancora Avellino, Lucignano, poi Saccavino, ancora Arciello, attende al varco Fumanti, c'è Fofanà in soccorso di Fumanti che gli sradica il pallone dai piedi, rimessa laterale per il Carpi, intervento in chiusura di Sgambati, e pronto ancora Fumanti alla battuta con le mani. Proprio di fronte alla sua panchina, anticipato Gomsede. Guadagna metri la squadra allenata da Ferdinando Lamanna. Alla fine serve Faiola. Il cross, pallone indirizzato nell'area piccola, troppo sul portiere. K sicuro. Stiamo difensore in completa tenuta rossa, attende che i suoi compagni risalgano la corrente. Il placcaggio ai danni di Fofanà. Calcio di punizione per il Carpi. Ecco la battuta del piazzato, prova irraggiungibile per Scarf, rimessa dal fondo per l'Avellino. L'ennesimo rinvio per K. Palla nel cerchio di centrocampo, svetta su tutti Scarf. Lotta Fofanà, alla fine è lui a commettere fallo su Saccavino. Riparte l'Avellino, cambio di gioco per beneficio di Capitan Cozzolino che viene anticipato da Zinani in calcio d'angolo. Ritorna a farsi minacciosa la formazione biancoverde. Altro tiro dalla bandierina, è Arciello a battere il calcio d'angolo. Avanza anche Rescigno, passaggio è corto però, il cross in piena area, anticipato di un soffio e poi la conclusione di Rescigno di testa, e palla alta non di molto, era solo anticipato di un soffio Giuseppe Esposito nella mischia che si era creata dinanzi a Rausa, poi c'è stato il colpo di testa, se non andiamo errati, di Rescigno, e palla di un... gli Sgambati, e palla alta non di molto, brivido sulla schiena per Rausa. Dragone che si concede un gioco di prestigio anche se in maniera rischiosa in quella zona di campo,
Non riparte l'Avellino, ci riprovoca il Carpi con Faiola. Ancora Faiola, prova ad incunearsi, viene fermato da Dragone, poi rilancia Saccavino. L'intervento di Melani, che senza badare al sottile, ferisce il pallone in faro laterale. Ancora Arciello. Rimessa laterale carpigiana. S'arrabbia Cioffi con i suoi. Scarsamente assistito Arciello nella circostanza. Il passaggio di Fofanà all'indirizzo di Faiola, che viene fermato in maniera irregolare. Calcio di punizione per il Carpi. E lo stesso Faiola a battere il calcio di punizione. È il battitore scelto nella squadra di Laman. Ecco il destro del numero 10, palla in aria. La sfera raccolta da Capitan Tacconi. Palla all'indietro per Melani. Intervento di Rescigno, acrobatico ad anticipare l'avversario. Prova a distendersi l'Avellino. Arciello stavolta ha trovato la strada sbarrata. Intervento puntuale, preciso, pulito da parte di Villa. Ancora Avellino con Saccavino. Avanza Saccavino, elude anche l'intervento di Fofanà. Appoggio per Arciello che si è accentrato. Tiene palla Arciello, prova un dribbling, non riesce la verticalizzazione. È bravo l'Avellino a non terminare in fuorigioco, si continua a giocare. Poi l'intervento giudicato falloso di Zinani su Todisco. È stato travolto il numero 2 dall'avversario. Calcio di punizione per l'Avellino. Quando siamo giunti al 29esimo del primo tempo, non si sblocca lo 0-0 tra Avellino e Carpi qui a Prato La Serra. È pronto Dragone a battere il piazzato, due gli uomini a comporre il muro difensivo per il Carpi. I richiami verbali di Natilla ai contendenti. La battuta di Dragone, la traiettoria arcuata e palla sul fondo. Nessuno ha raccolto l'invito del numero 3 biancoverde. Nessuna difficoltà di sorta per la retroguardia carpigiana. Rausa può tranquillamente ripartire battendo la rimessa. Il rilancio dell'estremo difensore carpigiano. Il palleggio e il fallo subito poi da Zinani, che resta seduto. Rimasto claudicante il numero 3, si rialza. Ora calcio di punizione per il Carpi, battuto da Tacconi, il capitano. Palla in aria di testa Rescigno, allontana in rovesciata Giuseppe Esposito. Saccavino, palla per Arciello, ancora Arciello, una serie di dribbling, si ferma però Arciello perché Fumanti gli ha sottratto il pallone. Aveva provato più di un dribbling Arciello, sfruttando anche il suo fisico brevilineo. Di testa Todisco, ora Fofanà. Gondé riesce a colpire d'esterno destro, la palla in aria, non riesce a colpire la Todisco. C'è Scarf per il Carpi. Rescigno libera l'aria, poi Cozzolino pasticcia regalando palla a Zinani. Ancora Zinani, attende rinforzi, pressato Zinani, riesce a servire sul lato di destra Fumanti, il cross di Fumanti. Occhio a Fofanà che vuole provare il destro, non riesce a trovare lo spazio necessario per calciare. Alla fine c'è rimessa laterale per il Carpi e Todisco. Fumanti
con le mani, ancora Fumanti, che messa laterale ancora per la squadra ospite. 32esimo del primo tempo. Il movimento di Insolito, che riceve palla, anticipato Insolito, altra rimessa laterale per il team biancorosso, ancora palla per Insolito che prova ad aggirare Dragone. Dovrebbe esserci calcio di punizione per il Carpi. Ammonito Dragone, calcio di punizione per il Carpi, il fallo commesso dal numero 3 biancoverde. Momento in cui Insolito stava per accingersi ad entrare in area, quel fallo commesso fuori dall'area di rigore. Dragone, vistosi superato da Insolito, ha atterrato l'avversario, ha rischiato, perché siamo proprio vicinissimi alla riga che delimita l'area di rigore. Occhio ora, 34esimo, opportunità per il Carpi. Faiola sul punto di battuta. Nugolo di calciatori in aria, la battuta di Faiola e palla sull'esterno della rete. Nulla di fatto. Il tentativo di Faiola di sorprendere per vie decentrate K non è andato a buon fine. È pronto K al rilancio. La spinta di Fofana ai danni dell'avversario, calcio di punizione in favore dell'Avellino. Ecco Todisco, prova a superare in velocità Scarfa, ancora Todisco che supera anche Zinani, duello in velocità con il numero 3, Todisco insiste sotto misura il gol, l'Avellino è in vantaggio, l'Avellino è in vantaggio, ci pare che sia stato Rausa a deviare involontariamente il pallone in fondo al sacco, l'Avellino è in vantaggio al minuto numero 35 con Todisco. La formazione di casa ha sbloccato il risultato. Esultanza della pianchina biancoverde. E per la prima volta in questo campionato l'Avellino passa in vantaggio. Dunque 1-0 per la formazione di casa. L'impressione che sia stato Rausa a deviare il pallone all'interno della sua porta. Comunque Caparbia l'azione di Todisco e l'Avellino è in vantaggio al minuto numero 35 del primo tempo. Il rilancio di Cappa. Di testa Branchi, ora bisognerà sfruttare anche l'effetto entusiasmo per portare a casa una vittoria di prestigio, una vittoria che darebbe ulteriore morale all'ambiente e per portare soprattutto a casa i primi punti in questo campionato. Melani, di testa svetta Cozzolino, ora Faiola, va giù il numero 10 biancorosso, calcio di punizione per la squadra ospite che ora è sotto di un gol ed è chiamata a recuperare. 37esimo, passeggia nervosamente la manna nei pressi della sua panchina. Ora vedremo quale sarà l'entità della reazione del Carpi. Faiola alla battuta. Il destro non è un granché.
messa laterale comunque per il Carpi. Avellino dunque in vantaggio. Vediamo, l'impressione che sia stato Rausa, tradito dal rimpallo, a deviare il pallone nella propria porta. Aveva tentato l'estremo intervento di piede. Il portiere carpigiano stavolta gli è andata male. Fatto sta che l'Avellino è in vantaggio. Calcio di punizione per la squadra di casa. Pronto Rescigno a battere. Sarebbe importante rientrare negli spogliatoi in vantaggio. Dragone. Fofana. Ancora Fofana che porta palla. Lotta Arciello. Ora Villa a spazzare. Carpi in difficoltà. 38esimo del primo tempo. Di testa allontana Melani, ma il pressing della formazione di Cioffi è efficace. Arciello. Intervento, gioco pericoloso di Fofana, piazzato per la formazione di casa che al 39esimo del primo tempo ha una nuova opportunità. È lo stesso Arciello battere il calcio di punizione, gli si avvicina Saccavino. Posizione ideale per un destro. E infatti Arciello a battere. Rausa blocca il pallone, conclusione direttamente in porta. Stavolta attento il portiere del Carpi. Raccoglie la sfera Cozzolino. Lotta con Scarfi. Poi Gonsede. Ancora Gonsede. Viene fermato Zinani. Il lancio di Saccavino. Di testa Fumanti. Si rifugia in Rausa. Avellino denota anche buona grinta. È in fuorigioco Gonsede. Abbiamo trattenuto tutto il respiro qui in tribuna. Il numero 9 carpigiano si è ritrovato a tu per tu con K, ma c'è stata la segnalazione del guardaline ad interrompere l'azione. Rilancio di Sgambati. Todisco arriva prima di Scarfo sul pallone. Ora Lucignano. Todisco. Allontana Melani. Rescigno con eleganza. L'appoggio sulla sinistra per Dragone, che prova ad accelerare. Intervento di Insolito ad arrestare la corsa dell'avversario. La palla non perviene però ad Aiello. Di testa Sgambati. Fofana. Va giù dolorante Saccavino. Si continua a giocare. Poi Fofana decide di spedire il pallone in auto per consentire a Saccavino di essere soccorso. Poi il direttore di gara non ha ancora autorizzato l'intervento dei sanitari in campo. Ora sì, ora sì. Con l'intervento dei massaggiatori si è quasi rialzato Saccavino. Tommaso Saccavino, classe 1999. Avellino momentaneamente in 10 quando non mancano 3 minuti e poco più all'intervallo. Avellino 1, Carpi 0. Palla che viene restituita sportivamente agli avversari. È rientrato in campo Tommaso Saccavino. Ristabilita dunque sul sintetico la parità numerica.
Raccoglie palla Fofana. Lamine Fofana. Il cross del numero 4 Carpigiano, la presa di Mario Cappa che si guadagna gli applausi del folto pubblico presente qui a Prato La Serra. Giornata primaverile, per essere ormai ottobre, quest'oggi. Temperatura gradevole. Ancora l'uscita di Cappa. Avelino punta ad andare a riposo in vantaggio di un gol. Il rilancio dell'estremo difensore biancoverde. L'ha intercettata per un attimo Fofana. Di testa Villa sull'avversario che resta contuso. Irrompe in maniera energica Saccavino. Occhio d'arciello. Fatico dal rimpallo, poi non trova il compagno sul colpo di tacco e palla sul fondo. E pronto al rilancio Federico Rausa, classe 1999. Insolito il palleggio di Gonsede, va giù il numero 9 biancorosso e calcio di punizione per il team emiliano. Siamo al 44esimo, gara sostanzialmente corretta, un solo ammonito sinora. Trattasi di Dragone per l'Avellino. Conta i passi intanto il signor Natilla. Stavolta sarà Tacconi a battere il calcio di punizione. Indietreggia l'arbitro, si attende il fischio. Giacomo Tacconi è pronto alla battuta. Ecco il destro del capitano del Carpi. Ha colpito di testa Melani che sta facendo valere i suoi centimetri e palla alta. Non ha nessun interesse ad affrettare le operazioni K. La sua squadra è in vantaggio quando scocca proprio in questo momento il 45esimo. Ci sarà a nostro avviso poca roba da recuperare. Branca K, va giù il portiere dell'Avellino. Anche in questo caso è chiaro l'intento di guadagnare altri secondi. Il rilancio, duplice fischio del signor Natilla. Dunque si va all'intervallo con l'Avellino in vantaggio per 1-0 sul Carpi. A risentirci per il commento dei secondi 45 minuti. Io penso sia autore del... Amici sportivi, ancora immagini dall'impianto di Prato La Serra, quarta giornata del campionato Primavera Team, trofeo Giacinto Facchetti, girone B. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Carpi. Il primo tempo si è chiuso con la squadra di casa in vantaggio per 1-0 grazie ad un'autorete del portiere carpigiano Rausa, che nel tentativo di rilanciare di piede la sfera lontano ha maldestramente spedito il pallone in fondo al sacco. Il match è reiniziato da 20 secondi nel corso di questo secondo tempo. L'Avellino attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Passiamo subito alla rilettura delle distinte.
Partiamo dall'Avellino che schiera K tra i pali, maglia numero 1, Todisco numero 2, Dragone numero 3, Branchi 4, 5 Sgambati, 6 Rescigno, 7 Arciello, 8 Saccavino, 9 Cozzolino, 10 Lucignano, 11 Giuseppe Esposito. In panchina Yusufi, maglia numero 12, Bon Giovanni 13, Ferrero 14, Carmine Esposito 15. Seguiamo gli sviluppi di questa azione carpigiana, poi continueremo a leggervi la distinta. Dicevamo velocemente, Esposito Carmine 15, 16 Pizzi, 17 Tagliamonte, 18 Rossi, 19 Miranda, 20 Russo, 21 Crisci, 22 De Rosa, 23 Bettinardi. Il Carpi schiera Rausa tra i pali numero 1, numero 2 Fumanti, il 3 era Zinani, sostituito ad inizio ripresa dal numero 16 Giuseppe Sapone, poi numero 4 Fofanà, 5 Villa, 6 Melani, 7 Scarf, 8 Tacconi, 9 Gonsede, 10 Faiola e 11 Insolito. In panchina siedono Sarri, portiere di riserva, poi con il numero 30 Bazzano, 13 Cappelletti, 14 Ghidoni, 15 Di Pierri, 17 Odasso, 18 Pernigotti, 19 Bottoni, 20 Nardini, 21 Campobasso. Terna pugliese quest'oggi a Pratola Serra, dirige il match il signor Fabio Natilla, appartenente alla sezione di Molfetta, assistito dai signori Domenico Palermo di Bari e Fabio Pappagallo di Molfetta. Il secondo tempo è iniziato da 2 minuti e ricordiamo l'Avellino sta conducendo per 1-0 sul Carpi. L'autorete del portiere Rausa al 35esimo del primo tempo sta decidendo quindi il match e sta regalando i primi punti in questo campionato all'Avellino, quando il trofeo Giacinto Facchetti, campionato Primavera Team, è giunto alla quarta giornata. Raggruppamento B, composto da 14 squadre, per metà compagini, per metà appartenenti a società le cui prime squadre disputano il campionato di Serie A e per l'altra metà a società le cui prime squadre disputano il campionato di Serie B. Calcio di punizione per la formazione ospite, che è sotto di un gol, e il non entrato Sapone a battere il piazzato. Avellino che ora è sulla difensiva. È pronto il numero 16. Le raccomandazioni del direttore di gara ai contendenti. Occhio ai saltatori del Carpi. Parte il piazzato di Sapone. Sul palo più lontano prova a colpire di testa Gonsede. Palla troppo alta per il lungo attaccante del Carpi. E sfuma questa opportunità per la formazione ospite. È pronto K, la rimessa dal fondo. Primo tempo che, al di là del gol, ha offerto uno spettacolo gradevole agli spettatori in tribuna. Prima della sfortunata autorete di Rausa, diverse occasioni per entrambe le squadre, soprattutto all'alba di questa partita. Allontana Rescigno. Scarf alla battuta della rimessa con le mani. Intervento ancora di Rescigno. Faiola. Portapalla il numero 10 biancorosso. Perde palla nel contrasto. Prova il contropiede l'Avellino, anticipato capitan Cozzolino da Scarf. Retropassaggio per Rausa. Lancata giudicata irregolare di Branchi. Calcio di punizione per la formazione del Carpi. Anche l'Avellino si appresta al primo cambio. Esce capitan Cozzolino, siamo al quinto della ripresa. Gli fa posto il numero 14 Ferraro. Un cambio per parte dunque. Si avvicina ai bordi del campo Cozzolino.
fa il suo ingresso in campo numero 14 Ferraro. Felice Ferraro, classe 98. Il capitano dell'Avellino è diventato Sgambati, maglia numero 5. Sapone di testa, Rescigno, c'era stata prima una deviazione, aveva colpito il pallone Branchi, per sua fortuna all'indietro c'erano solo compagni di squadra. Rilancio di K, testa Scarf, ecco Sapone, insolito, verticalizzazione per Gonsede, ora Tacconi vuole crossare, tiene palla Tacconi, affrontato da Branchi, la sfera penetra comunque in area, c'è una serie di rimpalli, ma c'è calcio d'angolo, vanno giù ben due giocatori biancorossi. Si rialzano entrambi, è rimasto al tappeto Fofanà, tiro dalla bandierina per gli ospiti, avanza quasi tutta la contraerea emiliana con la battuta del tiro d'angolo di testa e il pareggio del Carpi al minuto numero 7. Mi pare Zinani abbia colpito il pallone. Zinani, anzi no, Fumanti, Fumanti. Gabriele Fumanti ha pareggiato per il Carpi. 1-1 dunque a Prato La Serra. L'inzuccata precisa del numero 2 biancorosso non ha lasciato scampo a K. Vanno nel tentativo di un calciatore avellinese sulla linea di porta di allontanare il pallone, di colpire il pallone e allontanarlo. Dunque si ritorna in parità, pareggio del Carpi, la rete di Fumanti al sesto del secondo tempo. Dunque 1-1 tra Avellino e Carpi, tutto da rifare per la formazione di Cioffi. Adesso insolito la conclusione di destro, palla che non c'entra lo specchio della porta. Avevamo sottolineato all'atto della battuta del corner la pericolosità della formazione del Carpi nel gioco aereo, e proprio di testa è giunta la rete del pareggio, l'inzuccata vigente di Fumanti che riequilibra le sorti del match. Arciello viene strattonato irregolarmente, calcio di punizione per l'Avellino che ora non deve disunirsi, non deve demoralizzarsi. La squadra di Cioffi aveva tenuto bene il campo per gran parte del match anche nella precedente gara casalinga con l'Empoli. Una volta subito un paio di reti c'è stato il tracollo, vedremo se il team biancoverde riuscirà a giocarsi le proprie carte sino al termine di questa partita. Todisco il dribbling ad assumersi qualche rischio, intervento rude su Sgambati e lancia un urlo. Si rialza il capitano biancoverde, indossa la fascia al posto di Cozzolino, sostituito all'inizio del secondo tempo da Ferraro. Tacconi, è proprio Ferraro a cercare di contrastare l'avanzata dell'avversario. Rimessa laterale per il Carpi, insolito, palla allontanata, c'è il fischio del direttore di gara, la sfera è uscita, rimessa con le mani per la squadra emiliana che al sesto del secondo tempo è pervenuta al pareggio.
dopo che la Velino nel corso del primo tempo aveva sbloccato lo 0-0 grazie ad una autorete di Rausa, rete scaturita da una caparbia incursione dalla destra di Todisco. Palla ancora in aria, va a colpire Rescigno, Branchi prova ad allontanare, il numero 4 biancoverde riesce a far carambolare il pallone sul corpo dell'avversario e a guadagnare, se non altro, una rimessa dal fondo, facendo così respirare i suoi compagni. K al rilancio. Undicesimo di gioco della ripresa, Velino 1, Carpi 1. Di testa a Buca Fumanti, difficoltà stavolta il Carpi, ecco Dragone per l'Avellino. Saccavino, a scodellata, non raccolta dai compagni, è pronto al rilancio Rausa. Di testa all'indietro Capitan Sgambati a trovare l'assistenza di Kappa. Seconda gara consecutiva con una squadra emiliana per l'Avellino. Nello scorso turno di campionato la formazione biancoverde è uscita sconfitta per 4-1 dalla trasferta di Sassuolo, mentre il Carpi, incrociando i propri destini con un'altra squadra campana nel girone del Benevento, ha pareggiato per 1-1. Fofanà, Sapone, ancora Fofanà, si allarga sulla destra il numero 11 insolito, poi non si sa Fumanti cosa volesse fare. Fumanti autore del gol del pareggio. Ora il campionato Primavera Team osserverà un turno di riposo tra 2 settimane. La sfida, la grande sfida, la prestigiosa sfida in casa con la Juventus di Fabio Grosso per l'Avellino. Il Carpi si recherà ad Empoli, che 2 settimane fa ha espugnato per 7-0 il campo di Prato La Serra. Il pressing su Fumanti, riesce Lucignano a guadagnare una rimessa laterale. Dragone tenta il traversone, poi all'indietro per Todisco, eccolo il cross basso di Todisco, Dragone, insiste l'Avellino, il cross di Todisco, dall'altra parte è appostato Branchi che rincorre la sfera, è inseguito da Scarf, controllo maldestro di Branchi, pasticcia il centrocampista biancoverde. Rimessa con le mani per il Carpi, anzi rimessa dal fondo, è pronto Rausa, suo malgrado protagonista in negativo in occasione della rete dell'1-0 dell'Avellino, trattenuto vistosamente Rescigno, calcio di punizione per la formazione campana. Il programma del quarto turno prevede Ascoli-Torino, Avellino-Carpi, Benevento-Bari, Chievo-Verona-Cittadella, Juventus-Sassuolo, Pescara-Empoli e Provercelli-Udinese. Ecco Arciello a ricevere palla, il duello con l'alto numero 7 Scarfa, ancora Arciello, insiste il numero 7, palla calciata di sinistro, è pronto sul primo palo Rausa a bloccare la sfera. La posizione non è regolare di Giuseppe Esposito.
il cambio di gioco dell'Avellino reso inutile dalla segnalazione dell'assistente del signor Natilla. Rausa alla battuta. Il colpo di testa di Gonsede, di testa pure Sgambati. In rovesciata lontana Saccavino. Tacconi. Sfugge al controllo di Branchi, che però non demorde. Il cross nell'aria, la conclusione sbilenca di Faiola. Una sorta di calcio di rigore in movimento. Ha ciabattato il pallone il numero 10 biancorosso. E palla che si è spenta innocua tra i guantoni di Kappa. Invita i suoi a salire l'estremo difensore biancoverde. Sedicesimo della ripresa, 1-1 alla De Cicco di Prato La Serra tra Avellino e Carpi. Dragone, la sua posizione di Todisco, portapalla Todisco, viene anticipato da Fofanà che fa valere il suo fisico nella circostanza. Calcio di punizione per il Carpi. Scaltro, il numero 4 a guadagnare calcio di punizione. La setta di mano con Fumanti. Il rilancio di Rausa. Insufficiente il controllo di palla di Dragone. Messa con le mani per Fumanti, autore del gol del pari, carpigiano. Ancora Fumanti con le mani, stavolta in posizione più avanzata rispetto alla battuta precedente. Prova il cross Fumanti. È intercettato Saccavino. Ancora Fumanti. C'è Lucignano che perde palla. Allontana Dragone, ma c'è Melani per il Carpi. Parla all'altezza della lunetta, Donsede erra il controllo della sfera, c'è Dragone che si ferma, c'è pressato Saccavino, Dragone ancora a dialogo con Saccavino, rimessa laterale per il Carpi. La classifica dopo tre giornate vede in testa il Sassuolo a punteggio pieno con 9 punti, seguito da Empoli, Torino, Juventus e Udinese con 7, Bari, Provercelli e Carpi 4, Cittadella e Pescara 3, Chievo Verona 2, Benevento 1, Ascoli Avellino 0 punti. Sinora il miglior attacco è quello dell'Empoli con 12 reti. La peggior difesa è quella dell'Avellino con 14 marcature al passivo. Differenza reti 0 per il Carpi. Si è presentato a Prato La Serra con 4 reti all'attivo e con 4 reti subite. Ora è 5-5. La battuta del piazzato da parte di Villa ha allontanato Ferraro. Rimessa sulla tre quarti per il Carpi. Il tocco di Ferraro su Insolito. Altra rimessa con le mani per il T biancorosso. Occhio a Donsede, braccato da Rescigno. Altro tiro dalla bandierina per il Carpi, che torna a farsi pericoloso. Bisogna stare attenti sulle palle alte. Emiliani pericolosissimi, ecco la traiettoria. Dalla distanza ci prova il numero 10 Faiola, che invoca un tocco di mani che non c'è da parte di un avversario.
il break bianco-verde con Arciello, occhio alla sua velocità anche se isolato, riesce comunque a crossare. Dragone arriva sul pallone, alla fine mette tutti d'accordo Fofana, il lancio per Don Sede ben neutralizzato da Sgambati, rilancio di Kappa. Avellino sinora, prima di questa partita, ha raccolto, si fa per dire, 3 sconfitte in 3 partite. Invece una vittoria per il Carpi, un pareggio ed una sconfitta che pongono la formazione emiliana al centro classifica con 4 punti conquistati, come vi abbiamo enunciato in precedenza. Intanto è a terra un calciatore bianco-verde, uno tra i migliori in campo, trattasi di Rescigno che resta vittima di crampi, aiutato dal suo compagno il capitano Sgambati, divenuto tale dopo l'uscita dal rettangolo di gioco di Cozzolino, e ne approfittano i calciatori biancoverdi per dissetarsi. Siamo al 21esimo, ovviamente questa interruzione sarà computata nell'entità del recupero e sarà concessa da Natilla dopo il 90esimo. Si prefila un cambio ancora per l'Avellino, non ce la fa Rescigno, deve abbandonare la contesa, 22esimo del secondo tempo. Gli applausi di incoraggiamento per il neo entrato Carmine Esposito. Ora sono 2 gli Esposito in campo per l'Avellino: Giuseppe Esposito, casacca numero 11, e Carmine Esposito, maglia numero 15, che diventa anch'egli protagonista dunque di Avellino Carpi, subentrando a Rescigno. Probabilmente la sua sostituzione è stata decisa per motivi precauzionali. Pallone altissimo, prova ad agganciarlo, ad addomesticarlo con Sede, c'è Sapone, ancora Sapone che porta palla, il cross di Sapone. La chiusura in diagonale proprio di Carmine Esposito, che tocca così il suo primo pallone e lo fa in maniera provvidenziale. Ora Lucignano, pallone toccato da Melani, messa laterale per l'Avellino. Arciello in rovesciata, prova a lanciare un compagno, è tutto inutile. Fa buona guardia il Carpi. Si rinnova il duello Sgambati-Gonsede, va giù Villa per il Carpi, calcio di punizione per la squadra emiliana. Insolito rincorre il pallone e si accontenta dell'ennesimo tiro dalla bandierina. Battuta corta, il cross al centro dell'area, svetta Sgambati, il capitano Fofana per il Carpi ad alimentare l'azione. Insolito, non riesce nella gittata, ma è sempre caparbia l'azione del Carpi, che però stavolta viene interrotta. Dragone che prova a lanciare Lucignano, fermato ottimamente dal numero 5 Villa. Il rilancio di Villa, insolito Gonsede, pallone irraggiungibile per Faiola, impreciso nella verticalizzazione Gonsede. Traccia
di stanchezza tra i 22 in campo. Altro cambio, stavolta è il Carpi ad avvicendare i suoi giocatori. Va via Insolito al 25esimo del secondo tempo. Al suo posto il numero 18 Pernigotti. Si ripartirà dal calcio di punizione battuto da Rausa. Di testa Carmine Esposito, che ha avuto un ottimo impatto sul match. Tacconi riesce a seminare Branchi, riesce anche a crossare. Siamo in piena area, quasi all'altezza del dischetto, poi ad occhi chiusi il rilancio di Todisco in faro laterale ad allontanare la minaccia, ma il Carpi però resta lì. Bisogna fare attenzione. Ancora Todisco da allontanare, Arciello pure, lì un po' in affanno in questa circostanza. L'incoraggiamento di mister Cioffi e i suoi ragazzi. Di testa Ferraro, palla ancora in faro laterale, è pronto Scarf, casacca numero 7, ancora Scarf con le mani. La conclusione di Pernigotti, conclusione completamente sballata del numero 18. Il campo principale del Carpi è il San Martino in Rio, che è sito in provincia di Reggio Emilia. Il campo sussidiario è il comunale Pietri di Carpi. Tacconi, Melani, lascia rimbalzare e poi colpisce di testa Ferraro, che poi serve Arciello, mezzo a due Arciello, guadagna una rimessa laterale. Avellino può guadagnare metri ora. Allontana Melani, Todisco riesce a cavarsela su Gonsede, ma può distendersi la formazione emiliana. Temporeggia però Sapone, ancora Sapone, appoggio sulla destra per Fumanti, Fofana, ancora rimessa laterale per il Carpi. Fumanti, il cross, palla direttamente tra le braccia di Cappa, la quasi svirgolata Fumanti. 28esimo, ci accingiamo alla mezz'ora della ripresa, è sempre parità Pratola Serra 1-1. Al vantaggio bianco-verde, caduto al 35esimo del primo tempo con una torete del portiere Rausa, è giunto il pareggio del Carpi al quinto della ripresa con Fumanti. Ora calcio di punizione per l'Avellino, 29esimo, opportunità per la squadra di casa che ora tenterà di riportarsi in vantaggio. Si allontana Arciello dal punto di battuta. Con la battuta del calcio di punizione, svetta sul palo più lontano Sgambati, che non ha trovato lo specchio della porta. Sorpresa nettamente la difesa del Carpi. Era in agguato Sgambati sul palo più lontano, non controllato da nessun avversario.
il suo colpo di testa, però in tuffo è terminato al lato. Occasione per l'Avellino, anche se non era una conclusione facilissima per Sgambati. Prova a ripartire l'Avellino. Branchi, Saccavino, Carmine Esposito, il controllo di Dragone, ancora Dragone che riesce a sfuggire a Fofanà, sbaglia il passaggio Dragoni, poi Sgambati ci mette il gambone. È un intervento importante quello del capitano biancoverde, perché sembrava ben lanciato per Nigotti, sarebbero stati guai seri per l'Avellino se quella sfera fosse pervenuta al neo entrato per Nigotti. Fallo intanto sul biancoverde lucignano, calcio di punizione per la squadra di casa. La battuta di Sgambati, Scarf, inzucca male la sfera e regala un calcio d'angolo all'Avellino. Arciello dalla bandierina, 32esimo, altro cambio per la formazione emiliana. Lascia il rettangolo di gioco il numero 10 Faiola, 32esimo del secondo tempo. Dovrebbe entrare il numero 14 Ghidoni. Questa sostituzione avviene quando l'Avellino sta per battere un calcio d'angolo. Sì, è il numero 14 Ghidoni. Arciello infastidito dal sole, con la battuta del calcio d'angolo, palla in aria, prova nuovamente a sbucare dalle retrovie Sgambati, Carmine Esposito, c'è una deviazione, lotta Gonsede, Gonsede è il capocannoniere del campionato con 3 reti all'attivo. A pari merito con Ginsa del Chievo e Zecca del Sassuolo. L'Avellino che è esordito in campionato con una sconfitta 0-3 ad Ivrea contro il Torino, poi è stata sconfitta per 7-0 in casa con l'Empoli, 4-1 a Sassuolo. Invece il Carpi ha battuto nella gara inaugurale in casa la Provercelli per 2-1, poi ha perso con lo stesso risultato a Pescara ed ha impattato 1-1 in casa con il Benevento. Rimessa con le mani per l'Avellino, è pronto Dragone. Villa, ancora Villa che va a riprendersi il pallone, non riesce ad allontanare la Scarf. Ora Fofanà nel cerchio di centrocampo, spintonato da Tergo irregolarmente, c'è un giallo per Saccavino che prova a giustificarsi con il direttore di gara. Secondo ammonito del match, 2 ammoniti entrambi tra le fila campane. Saccavino nell'elenco dei cattivi va ad aggiungersi a Dragone. Intanto resta a terra Giuseppe Esposito, problemi anche per il numero 11 biancoverde Avellino che ha già perso per infortunio Rescigno. Si rialza il numero 11 di Cioffi che sarà sostituito da Russo.
35esimo della ripresa. Lascia il palcoscenico del match anche Giuseppe Esposito, al suo posto Russo, casacca numero 20. Palla intanto in aria, svetta Ginsede, branca in presa bassa K. Rilancio di Mario K. Lascia scorrere Arciello, messa con le mani per l'Avellino. Movimento del neoentrato Russo. Saccavino. Dalla distanza Saccavino. In due tempi Rausa. Nello stretto l'agilità di Saccavino. Conclusione telefonata all'indirizzo della porta. Qualche esitazione per Carmine Esposito. Non si è capito con K. Ci avviamo alle battute conclusive di questa partita che vede Avellino e Carpi pareggiare 1-1. Tentativo Emiliano ora per Nigotti, finisce col servire un avversario. Calcio di punizione per l'Avellino. Invoca il giallo il pubblico biancoverde. Arciello, Rossi, si allunga il pallone in maniera goffa. Il rilancio di Fofanà, sgambati per l'ennesima volta, anticipa Gonsede, ancora sgambati ad allontanare il pallone. Di testa ci va Lucignano. Rimessa laterale per il Carpi. Ultimo tocco è di Carmine Esposito. Rossi di spalla, tocca il pallone. Rilancia Scarf in una zona di campo dove non ci sono maglie bianche. Problemi anche per un calciatore carpigiano, che rimane dolorante al tappeto, non se ne è avveduto Natilla. Ora K rilancia il pallone in faro laterale per consentire l'arresto del gioco e l'ingresso dei sanitari in campo. Dovrebbe trattarsi di Villa. Anche in questa circostanza i calciatori ne approfittano per dissetarsi e per ricevere qualche dritta dai rispettivi allenatori. 39esimo. Sì, trattasi di Lorenzo Villa, che si avvia lentamente ai bordi del campo. Carpi momentaneamente in 10. Pernigotti restituirà palla all'Avellino e dunque K può far riprendere il gioco. L'invio del portiere avellinese. Branchi, Scarf, Arciello domestica il pallone, non riesce a superare Tacconi.
Azione di rimessa degli emiliani con Gonsede che perde il controllo del pallone. Vuole ripartire l'Avellino. Scarfo però non si lascia superare nel tentativo di dribbling orchestrato da Russo. Con calma K sul tentativo di disturbo di Pernigotti. 40esimo, 5 minuti più recupero alla fine di questa partita. Avellino Carpi 1-1. Incorre il pallone Arciello, non riesce però ad evitare che la sfera oltrepassi la riga verticale. Todisco. È in fuorigioco Lucignano. Nello slancio Lucignano involontariamente ha rifilato un colpo a volto al numero 5 carpigiano Villa. Calcio di punizione per la formazione biancorossa. Palla per K, dopo che in tre avevano cercato di afferrare il pallone. La prima squadra del Carpi lo scorso anno ha provato l'ebbrezza della Serie A. Un solo anno in massima serie per la formazione allenata da Castori. Il team biancorosso sta cercando di ritornare nell'elite del calcio italiano. Fumanti con le mani. Sapone viene fermato. Ma c'è Melani. Alza la testa Melani. Carmine Esposito, poi la conclusione dalla distanza tentata da Saponi. C'è stata una deviazione sul tiro di Sapone. Altro calcio d'angolo per la squadra di Lamanna. La caccia del ribaltone. E col tiro dalla bandierina rimane tra i pali K, la sfera che attraversa tutta l'area di rigore, rincorsa da Gonsede. Troppo lunga per l'attaccante del Carpi la palla. Rimessa laterale per l'Avellino, che riesce così a cavarsela. Rossi. Branchi. Mancanza di lucidità per Branchi. Gonsede la spizzata. Fofanà. Ci prova dalla distanza Fofanà. Sfera che sfiora la traversa della porta difesa da K. Destro morbido di Fofanà, che giunge al 44esimo del secondo tempo. Sta per scoccare l'ultimo minuto di gioco, poi via alla fase di recupero. Palla prolungata. Dragone. Branchi. Rossi, il dribbling di Rossi. Ora Dragone. Provato il passaggio di ritorno per il compagno. Tentativo vano. Rimessa per il Carpi. Ecco Pernigotti. Appoggio per Melani. Bisogna serrare le fila, stringere i denti e portare a casa almeno un punto. Il lancio di Scarfa a cambiare gioco. Ghidoni aveva provato l'inserimento. Palla che resta in aria, si alza la bandierina delle guardaline.
a segnalare la posizione di offside degli avanti carpigiani. Calcio di punizione per l'Avellino. Siamo 30 secondi oltre il 90esimo. 1-1 tra Avellino e Carpi. Sta per andare in archivio la quarta giornata di campionato. Ancora Carpi, non sappiamo cosa volesse fare Pernigotti in questa circostanza. Razzo terra debole e K è tranquillo nella presa. Per l'Avellino ci sarà la sosta e poi la prestigiosa, attesissima sfida casalinga contro la Juventus di Fabio Grosso. Saranno due settimane d'attesa per tutto l'ambiente bianco-verde. L'incursione di Carmine Esposito sulla sinistra. Ci mette il piede numero 14 Ghidoni. Importante ora per la squadra di Cioffi è tenere la palla lontana dalla propria area per cercare di portare a casa il primo punto in questo campionato e cancellare quello scomodo zero nella casella dei punti conquistati. Calcio di punizione per il team ospite. È sempre Rausa a battere, 47esimo, siamo due minuti oltre il 90esimo. Doppio colpo di testa di Dragone, Lucignano ad allungare, Melani in rovesciata nel cerchio di centrocampo, Pernigotti, Saccavino, perde. Ha perso palla Rossi. Probabilmente questa è l'ultima occasione per il Carpi. Si continua a giocare. Tacconi. Con le unghie e con i denti allontana Ferraro. Palla ancora nel cerchio di centrocampo. Il lancio di Fumanti. Palla in foul laterale. Fuori gioco di rientro. Calcio di punizione per l'Avellino. La squadra di Spina sta per cogliere il primo risultato positivo della stagione regolare. Maio Rossi, ancora Maio Rossi, il cross in piena area. Non c'è nessun calciatore bianco-verde in relazione di disturbo. Può andare al rilancio Rausa, il recupero non è ancora terminato, ne ha concessi almeno 4 il signor Natilla, ma ci stanno tutti perché ci sono state diverse interruzioni nel corso di questa ripresa. Deve stringere i denti l'Avellino, senza contare ovviamente il numero delle sostituzioni. Fumanti, autore del gol dell'1-1 ad inizio di presa. Il triplice fischio del signor Natilla a decretare la fine di una bella partita tra Avellino e Carpi, che ha visto le squadre impattare per 1-1.
Il vantaggio dell'Avellino nel corso del primo tempo al 35esimo con l'autorete del portiere Carpigiano Rausa, il pareggio ad inizio ripresa di Fumanti per l'1-1 definitivo. L'Avellino dunque conquista il primo punto in questo campionato, il Carpi pareggia e sale in classifica a quota 5. Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera, a risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.